ragazze, benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco featuring sorella pazzesca. No, io sono già preoccupata, ma cosa sto per fare? Lei è mia sorella Gloria, sorella segreta, sorella scema, sorella rimbambì, non so come volete chiamarla, però è anche l'unica sorella Zagato a non aver mai provato la tavola Ouija. Come ti senti a riguardo? Molto preoccupata, dato che domani dovrò andare in gita, ho paura di quello che mi accadrà. Se muori in viaggio sappiamo il perché. Nei miei video precedenti avete visto che ho provato molte volte la tavola Ouija, sono state esperienze incredibili, scioccanti. E in tantissime persone, tantissime raga, migliaia mi avete chiesto: quando è che fai la tavola Ouija con tua sorella Gloria? Perché avete queste idee? Cioè, cosa vi passa per la testa? Non avete niente da fare? Dobbiamo dare al pubblico quello che il pubblico vuole. Vuole vedere te che ti cacchi addosso. Ah, va bene. Tu sei anche fortunata perché alla fine non hai mai avuto niente a che fare con tutti quanti Boiarona, Martinello, Lucia e tutte quante le cose lì della tavola Ouija, la maledizione della casa, perché effettivamente non eri ancora nata. Però chi lo sa, magari questa qua è la volta buona che resti maledetta per sempre, ti attacchi un bel demone che si è visto e... tanti saluti. No. Facciamo messo. Mai togliere le mani dalla planchette finché la planchette non ritorna nel goodbye. Qualsiasi cosa accada, non andare fuori di testa. Considera, noi stiamo cercando di contattare qualcuno che è passato ad altra vita. C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Alla fine siamo a casa mia comunque qua. Tipo la casa più infestata di tutta YouTube Italia. C'è qualcuno? Si muove. Ma non sembra che si stia muovendo. O siamo noi che tremiamo? C'è qualcuno qui con noi in questa stanza in questo momento? Sì. Chi sei? Sei qui in questo momento? Cioè, fisicamente sei qui con noi? No. E da dov'è che ci stai rispondendo? L A M I La mia S La mia stanza? Con quale che stanza? Significa? Cioè, tu vivi in questa casa? Che stanza? È una stanza che conosciamo. Ma com'è possibile, scusa? Non so, non c'è, anche perché non ci sono stanze che non conosciamo in questa casa, alla fine è nuova. Come ti chiami? P A Z U Z U Pazuzu. Ma che nome è? È il tuo vero nome? Sì. Ma da dove vieni? L A M I. Stai scrivendo ancora la mia stanza. Ma non è possibile. Magari è una di quelle entità tipo che prendono in giro e che vogliono solo spaventare. Non fanno altro che leggere la nostra mente, rispondono a quello che noi vogliamo sentirci dire o cose che riescono a capire da noi. Magari noi stiamo pensando alla nostra stanza, proprio così la risposta. Se ci sta leggendo la mente correttamente, proviamo a fare questa cosa. Pensa a un numero da 1 a 10 e vediamo se lui riesce a indovinarlo dalla tavola. Riesci a indovinare il numero che mia sorella ha pensato? Gianmarco, prima il 3, poi il 9. 39 avevi detto? No, avevo pensato prima al 3 che è il giorno della mia nascita, poi il 9. Cioè, ho cambiato con il 9 perché ho detto, vabbè, cambio con il mese. Tu quindi ci stai leggendo la mente in questo momento? Sì. Perché si muove? P A Z U Z U. Ah, non si ferma. M A N A Pazuzu mamma, ma che vuol dire? Ma adesso questo quanti anni ha? Ma che ne so io quanti anni ha? Chiediamoglielo, perché a me sembra un bambino. È andato diretto sullo zero. Cioè, tu non sei mai nato allora? A me è venuto in mente una cosa che forse tu non lo sai. Tu sai chi è il demone
Zosu? No. Tante volte si manifesta attraverso la tavola Ouija. Come puoi farci capire che sei tu? Cioè, fai qualcosa, muovi qualcosa. Se no, noi chiudiamo qua. No. No cosa? No cosa? No, non chiudiamo? Di... E... Tri... Dietro... Di... I... Vi... Dietro di voi, Gianmarco, inutile che stai lì a guardare. Cosa faccio? Quindi giro e guardo, cosa c'è dietro di noi? C'è la lampada. Dietro di noi ci sei tu. Gianmarco, cosa sta facendo? Tipo degli otto, degli infiniti. E cosa significa? Ma che ne so, se lo sapessi te lo direi, scusa. Non si può chiudere. Sta seduta. Possiamo chiudere ora? Secondo me ci sta nascondendo qualcosa. Se noi andiamo nella tua stanza, cosa succede? Sì. Ma sì, cosa? Non è una risposta sì, cioè dobbiamo sapere cosa succede. Se veniamo nella tua stanza te ne vai? Lo potrà scrivere la mia? Ma non è che la sua stanza è la mia? No. L-A-M-I-A. La mia. Ma chi sei? Io non ti conosco. Z-O. Z-O. Smettila! No. Ma cosa? Vuoi parlare con me? Dimmi cosa vuoi sapere. S O T U T U. Sa tutto. Allora perché vuoi parlare con me? Zitto. Continua a scrivere Z-O? Zozo, cosa significa? Io ho già sentito questo nome Zozo, Zozo, come cavolo si chiama? Vuole cercare di avere un contatto diretto con te. Come faccio a calmarmi se non so cosa vuole sapere? Ma che ne so io? Cosa? 3-9. 3 settembre? Cioè il mio giorno di nascita. T-A-N-T. Ti fai gli auguri. La tua stanza ha una porta. Sei dentro la scatola rossa. Che scatola rossa, Gianmarco? Ti ricordi quella volta che sei tornato a casa e che mi hai trovato che ero disperato, chiuso qua giù? Sì. Che c'era la... che ti avevo detto che avevo comprato la D-Book Box. Sì. Scusa, dentro quella vuoi dirmi che c'è uno spirito? Effettivamente se fosse dentro la scatola non ha porte. No. Se mi libero della scatola cosa succede? Se la brucio? Sì. Voglio chiudere la seduta. E metto il parere. Non voglio muovermi. Facci chiudere, veramente. Ok, al mio tre vai sul goodbye, al mio tre vai sul goodbye. 1, 2, 3. Spingi, spingilo. Abbiamo forzato il goodbye, non ho mai fatto una cosa del genere, onestamente. Ma lascia, dai, vai. Bruceremo la scatola. Ma ascolta, ma adesso, cioè, dobbiamo bruciare sta scatola? Come funziona? No. Oddio. Zozo, demone, l'entità leggendaria legata all'uso della tavola Ouija, te l'avevo detto.
È un essere di malvagità e volontà inesorabile. Una volta evocato, si insinua nella vita di chi lo abbia chiamato e difficilmente molla la presa. Cacchio. Ma perché ci dice? Però non ci diceva all'inizio Zozo, ci diceva un altro nome. Zuzu, mamma, cos'è che diceva? Pazuzu, Pazuzu diceva. Aspetta che provo a vedere se diceva questo tutto Pazuzu. Cioè, io ti odio. No, ti giuro, io posso roba. Basta, non voglio più sentire niente. C'è di tutto, libri, informazioni, esperienze, ipotesi sulle identità. Trovato. Testimonianze che affermino possessioni da parte di entità chiamate Pazuzu. Possessioni. Dice spesso alle donne che presto moriranno. Oh, basta, mi sto leggendo. La planchette comincia a seguire strane figure a 8. Ti ricordi che faceva tutti gli 8? Era il re degli spiriti malvagi dell'aria e il figlio del dio Ampa. Sua moglie era il demone Lamastu, che portava la febbre e si accaniva contro i bambini e le donne incinte. C'è tutta una teoria gigantesca su questo demone Pazuzu, che non sarebbe altro che il nome che usa anche Zozo. Vi metto giù in infobox delle informazioni, mettetevi anche voi a cercare se trovate robe, raga, fatemi sapere, ma mi si sta aprendo un mondo perché veramente... Cioè, tu vuoi dirmi che dentro quella scatola lì ho portato un demone che adesso... Io spero vivamente di no. Che vabbè, bella. Senti, allora io domani devo andare in gita, per cui tu adesso mi dai 100 euro perché io dopo che ho fatto questa cosa... Ma cos'è la scelta scritica a pagamento? Oh, bella! Sì, caro, perché io adesso andrò via... Prima di tutto non dormirò. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Lo so che adesso a voi partirà la ricerca, comincerete a cercare di tutto online. Fatemi sapere quello che trovate. Magari vi metto qualche link giù in info box. Io sono basito. Non fatemi mai più fare una cosa del genere, vi giuro, vi prego. Sono sconcertato, voglio sapere di tutto. Io voglio tornare a fare shopping vendato e fare i video assaggi e non queste cose. Questo non mi appartiene, basta. 60.000 mi piace, lo so, sono tanti. Gliela faccio rifare. Tanto non c'è. No, guarda, non ci arriverai mai, per fortuna. 60.000 mi piace, raga. No, lo so che siete in grado, invece sì, sono in grado di farcelo fare. 60.000 mi piace e si rifà la tavola Ouija con la sorella. Magari invitiamo anche la Giulia, vediamo cosa viene fuori. Proviamo a ricontattarlo perché comunque si è detto che è dentro la scatola. No, la bruciamo, cioè la bruciamo. No, lui vuole che la bruciamo, io non voglio bruciare la scatola. In ogni caso ragazzi, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video ogni martedì alle 15 di sabato alle 10.30. Intanto il giovedì, ma questo non sa mai nessuno. E vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video, ciao!